Nello scorso video abbiamo parlato del concetto di positività e del fatto che sia normale non essere sempre al 100% e sempre super felici e positivi nelle proprie giornate. Nel video di oggi quindi ci tenevo a condividervi alcuni strumenti pratici che personalmente mi aiutano ad essere positiva e serena comunque nelle mie giornate quotidiane, e intanto vorrei anche mostrarvi in sottofondo, diciamo, a questo racconto, a questi spunti, alcuni momenti delle mie giornate qui in montagna dove sono ora, in cui sto cercando proprio di unire lavoro e momenti di relax. Freddina! Allora, partiamo dicendo che personalmente non credo esista una routine ideale e perfetta per tutti, e questa cosa l'ho capita in questi ultimi anni in cui, leggendo tanti articoli, tanti libri proprio sul concetto della routine, che a volte viene proposta come soluzione perfetta per rispondere a tutti i problemi, ecco, mi sono resa conto che in realtà io queste routine molto strutturate non sono mai riuscita a reggerle, a portarle avanti per più di 2 settimane. Nell'ultimo periodo però mi sono avvicinata a 2 strumenti/contenuti che mi sono risultati molto utili. Uno è il corso Crea Energia, lanciato da Andrea Giulio Dori, founder di Efficacemente, e Nicola Triglione, che è un dottore cardiologo. E l'altro invece è un libro chiamato Fitness Mentale, che avevo anche citato nello scorso video sulle letture. E diciamo che la missione di questi 2 contenuti, uno un corso e l'altro un libro, è quella proprio di comunicare degli strumenti che possono aiutarci a vivere la nostra quotidianità con molta più energia, molta più vitalità e prendendoci ovviamente cura di noi stessi, del nostro corpo ma anche della nostra mente. Grazie agli spunti raccolti, quindi, ho messo insieme le informazioni e ho creato i miei 4 personalissimi pilastri per prendermi cura di me, che non sono una vera e propria routine, ma sono più che altro degli ingredienti che cerco di inserire nelle mie giornate e settimane e che mi aiutano a vivere tutto con molta più serenità e a dedicare il giusto tempo anche a me stessa e ovviamente non solo al lavoro. Insomma, piano piano in questi anni mi sono resa conto che la vera soluzione non è vedere le proprie giornate come una to-do list infinita di cose da fare che magari si aggiunge a quella lavorativa, ma appunto viverle come se fossero un po' un'insalata di ingredienti, alcuni più pesanti, quindi magari meno piacevoli da portare avanti, che però sono necessari per stare bene, e altri invece più leggeri e appunto più divertenti e piacevoli. Non so se ho reso l'idea con questa metafora culinaria. Quindi vi racconto un po' questi 4 pilastri con cui cerco di condire ogni mia giornata. Allora, il primo è quello che io chiamo positività e che più nello specifico è legato alla salute fisica e mentale. E proprio parlando di salute fisica, le prime 2 cose che diamo sempre per scontate ma che invece sono fondamentali sono il sonno e anche il cibo. Per quanto riguarda il sonno, sto cercando di abituarmi ad andare a letto e svegliarmi sempre allo stesso orario, quindi andare a letto tra le 11 e mezzanotte e svegliarmi tra le 7 e le 8, sia in settimana che nel weekend. Questo per avere le mie fantastiche 8 ore di riposo che servono per appunto ricaricarsi, e poi ovviamente anche per godermi al massimo la giornata e sfruttare il più possibile anche le ore di luce. Per quanto riguarda il cibo invece non sono assolutamente un'esperta, però quello che sto capendo è che un'alimentazione varia ed equilibrata è sicuramente la risposta ideale per chi come me ha una dieta onnivora, e in particolare sto cercando di includere nei miei pasti alimenti che siano il più semplici possibili, quindi frutta, verdura, cereali, cose il più possibile fresche o fatte in casa, ed evitare invece tutti quei cibi impacchettati, già pronti, che magari hanno una lista di ingredienti molto lunga ma che in realtà possono essere facilmente sostituiti con appunto qualcosa di più semplice.
Ovviamente non è una cosa facile, anche perché sono una golosona, ho sempre mangiato di tutto senza farmi troppi problemi, e però noto che quando mangio le classiche schifezze, che siano dolci o salate, i miei livelli di energia e di positività ne risentono parecchio. Quindi piano piano sto cercando di costruirmi questa abitudine. Ah, nel discorso sul cibo non posso non citare l'acqua che è fondamentale. Io fino agli anni del liceo non bevevo mai, mi veniva sempre detto anche alle visite mediche che dovevo bere di più, e poi quindi da quegli anni mi sono abituata a prima di tutto bere un bicchiere d'acqua la mattina appena sveglia, che è diventata proprio un'abitudine. Ormai non posso fare colazione se prima non ho bevuto il mio bicchiere d'acqua. E poi tenendo sempre una bottiglia, una borraccia, un bicchiere d'acqua accanto a me sulla scrivania o con me nella borsa, mi sono abituata a bere più volte durante la giornata e quindi questo mi ha permesso di trasformarlo in una piccola abitudine che però veramente aiuta molto nella salute e nel livello di energie giornaliero. Non dimentichiamoci poi della salute mentale, che è ugualmente importante a quella fisica, e ad esempio nello scorso video abbiamo citato lo psicologo per i periodi in cui magari abbiamo più bisogno di gestire delle emozioni, delle sensazioni, o anche solo vogliamo approfondirle e conoscerle meglio, ma ci sono tanti altri gesti e piccoli strumenti che possiamo utilizzare quotidianamente per sentirci meglio in generale. Per me, ad esempio, sono la scrittura, quindi magari tenere un diario o un quaderno in cui esprimersi liberamente, meditare, oppure anche semplicemente tenere in ordine la casa e le proprie cose. Io, ad esempio, sono una persona che cerca di essere ordinata nei periodi un po' più pieni e anche più stressanti. Magari la casa o il mio computer, i miei materiali di lavoro sono un po' in confusione, in disordine, e questa cosa ha un impatto negativo sul mio benessere mentale. Ecco perché sto cercando anche in questo periodo di abituarmi a tenere sempre un po' pulito e ordinato l'ambiente intorno a me, che molto spesso rappresenta anche come mi sento internamente. Magari questa cosa non vale per tutti voi, però per me è così e quando sono nell'ordine noto che sto decisamente molto meglio. Passiamo poi al secondo pilastro ingrediente, che è quello legato alla dinamicità, al movimento, che può essere un movimento quotidiano, ad esempio la scelta di prendere le scale invece che l'ascensore, io ad esempio lo faccio sempre, oppure fare pause frequenti durante la nostra routine lavorativa, molto sedentaria per chi come me lavora spesso alla scrivania, quindi magari svegliarsi un po' prima la mattina per fare una piccola passeggiata, oppure approfittare della pausa pranzo per uscire a fare due passi, o anche dopo lavoro, io questo lo faccio molto spesso. In generale, comunque, abituarsi a fare delle pause frequenti durante le nostre giornate molto sedentarie e magari approfittarne proprio per fare due passi o anche qualche piccolo allenamento che può essere fatto di squat, di piegamenti, di addominali, di piccoli esercizi. Infatti, molto spesso crediamo che per tornare in forma, per essere comunque persone dinamiche che hanno voglia di muoversi, sia necessario fare tot allenamenti a settimana, molto pesanti, ma in realtà, come dice anche il dottor Triglio, nel corso Crea Energia si può assumere lo sport e l'attività fisica anche a piccoli snack. Anzi, è molto importante farlo, soprattutto se si è stati sedentari per un lungo periodo, e quindi questo è quello che mi sto abituando a fare. Ed effettivamente queste piccole dosi di allenamento, questi piccoli snack, aiutano molto anche le persone che sono particolarmente sedentarie e pigre, come capita anche a me durante alcune fasi della mia vita, per poi avvicinarsi invece ad attività più complete, ad esempio dei veri e propri allenamenti a corpo libero con i pesi e i macchinari, dipende se si preferisce allenarsi a casa o in palestra, oppure attività sportive che più si avvicinano ai nostri gusti e alle nostre passioni, che non devono per forza essere sempre le stesse. Io ultimamente ho scoperto il mondo dello skate e poi vorrei riprendere danza, sto pianificando a settembre di ricominciare, o anche pole dance, oppure se un giorno ho voglia di andare a correre, vado a correre, se un weekend ho voglia di andare a nuotare con Ale, andiamo in piscina. Insomma, secondo me alla fine non è necessario prendere in modo così strutturato
lato anche l'attività fisica, ma se siamo persone che vogliono muoversi per appunto rimanere attive e divertirsi anche mentre lo fanno, credo che la soluzione ideale sia proprio trovare le attività che più ci piacciono. Ad esempio, io amo tantissimo stare nella natura e un'attività fisica che mi piace molto fare quando sono nella natura è proprio andare a camminare in montagna durante il weekend, fare lunghe passeggiate, magari se mi capita di essere al mare. Quindi cerco di mettere insieme la bellezza dello scenario in cui mi trovo con anche l'attività fisica. E un'altra attività che vi citavo anche prima è invece quella dello yoga, che amo invece fare a casa, magari la mattina o la sera, stendendo il mio tappetino per circa una ventina di minuti, giusto il tempo per ritrovare un attimo la calma, la serenità, magari prima o dopo una giornata particolarmente impegnativa, e concentrarmi quindi sul presente, sulle sensazioni del mio corpo, sul mio stato mentale. E la cosa divertente è che fino a poco tempo fa in realtà io trovavo lo yoga abbastanza noioso, ma quando ho capito che lo yoga è una vera e propria forma di meditazione semplicemente accompagnata poi dai movimenti del proprio corpo, allora ho imparato ad apprezzarlo molto di più ed effettivamente ho vissuto le mie pratiche di yoga con molta più consapevolezza e vedendo anche risultati veramente anche molto immediati in quella che è la mia concentrazione e anche il rapporto che ho in generale con la mia mente, ma anche e soprattutto con il mio corpo. Arturo, perché ti metti sempre sul tappetino da yoga quando noi facciamo yoga? Eh? Perché ci ostacoli? Ma lui dorme. Dorme. Stavi meditando anche tu, Arturo. Terzo pilastro è quello della creatività, che per me è collegata anche molto al tema del divertimento, che è un ingrediente molto importante nella mia vita quotidiana. E con questo intendo tutte quelle attività che ci aiutano a soddisfare la nostra voglia di creare e di imparare cose nuove. Non solo online, attenzione, ma anche offline, di persona. Per me queste attività sono ad esempio la lettura, che nel 2021 ho ripreso parecchio leggendo tanti libri e riscoprendo anche il piacere di leggere, o anche seguire corsi, non per forza corsi di formazione nel mio ambito lavorativo, ma anche qualsiasi tipo di corso più creativo e stravagante che mi possa venire in mente, ancora meglio se di persona. E poi ci sono altre attività come ascoltare musica, lo sapete, a me piace un sacco la musica elettronica, oppure disegnare, un hobby che ho fin da piccola, che purtroppo ho abbandonato per tanti anni ma che adesso sto cercando di riprendere. Insomma, qualsiasi hobby un po' creativo che vi possa piacere, vi possa aiutare ad esprimere la vostra personalità, le vostre passioni al meglio, e perché no anche farvi conoscere persone nuove e stare più spesso in compagnia. Infatti il quarto ed ultimo pilastro è proprio legato alle relazioni, che sono un ingrediente importantissimo per stare bene nella propria vita. Ovviamente io penso che sia molto importante anche saper stare bene da soli, però mi sono resa conto in particolare su me stessa in questo periodo 2020-2021 in cui tutti noi siamo stati molto un po' in solitudine, magari connessi online ma non troppo connessi offline. Ecco, la socialità è una componente importantissima nella vita e questa cosa viene raccontata anche in un discorso TED che mi è piaciuto moltissimo, di Robert Waldinger, spero di pronunciarlo bene, dove viene raccontata una ricerca fatta su delle persone, un gruppo di persone per tutta la loro vita, in cui si è dimostrato che ciò che rende veramente felici le persone anche alla fine della loro vita non è tanto l'aspetto materiale, il denaro, il successo, la carriera, ma invece le persone che hanno circondato appunto questi protagonisti di questa ricerca nella loro vita. Aver appunto coltivato i rapporti importanti o essere stati capaci anche di lasciare andare i rapporti che invece non ci fanno stare bene, ci portano negatività, e anche essere stati capaci di buttarsi nella mischia nelle varie situazioni della vita e quindi non avere paura di socializzare, di conoscere nuove persone e di farsi anche stimolare
imparare da persone ed esperienze diverse. Questo è un ingrediente davvero fondamentale e che io piano piano sto cercando di coltivare sempre di più, soprattutto appunto dopo un periodo di stop così grande come quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Non è semplice perché appunto la situazione non è ancora ideale, però ecco, coltivare le nostre relazioni e dedicare loro il giusto tempo, che siano amorose, di amicizia, familiari o con persone nuove, è assolutamente fondamentale ed è uno di quei pilastri che non può assolutamente mancare nella nostra vita per essere veramente ricca di serenità e condividere anche giustamente la nostra felicità con gli altri. Quindi io spero di avervi condiviso questa mia teoria dei quattro pilastri, che in realtà non è che mi sono inventata io, ma semplicemente l'ho, diciamo, immaginata prendendo spunti appunto dagli strumenti che vi ho citato. Ecco, gli ingredienti che non possono mancare in questi quattro pilastri, in tutte le attività che vi ho elencato, vi ho raccontato, sono sicuramente la consapevolezza. Sapete che è un tema a cui tengo moltissimo, ne ho parlato molto spesso qui sul canale, anche su Instagram, e anche, come vi ho detto, il divertimento, perché alla fine tutte queste cose, come ci siamo detti all'inizio, non devono sembrare una routine troppo strutturata, severa, in cui magari ci sentiamo schiacciati o addirittura in cui ci sentiamo stressati, come è capitato ogni tanto a me, ma come vi dicevo appunto devono essere degli ingredienti nella nostra vita quotidiana che ogni tanto possiamo mettere, ogni tanto no, e insomma a seconda di come ci sentiamo e di che cosa abbiamo effettivamente voglia di fare quel giorno, di quello che ci serve. Quindi io spero davvero che questo video più chiacchierato e quotidiano, con uno stile un po' diverso dal solito, vi sia piaciuto. Arturo, perché mi vieni addosso al computer mentre sto registrando? Dicevo, spero che il video sia stato utile e di compagnia. Aspetto i vostri commenti per sapere se anche voi avete dei pilastri o comunque delle attività che amate portare avanti nelle vostre giornate e che vi aiutano a stare meglio, ad essere più positivi. Vi lascio qui altri video che spero possano esservi utili. Noi ci vediamo al prossimo video e come sempre vi auguro una splendida giornata. Ciao!